Il presidente francese Macron ha svolto recentemente all'Università La Sorbona di Parigi un grande, importante e lungo discorso sul futuro dell'Unione Europea. Il fatto che molti discorsi importanti che riguardano strategie per il futuro vengano svolti all'interno di università è un fatto importante e anche significativo. D'altra parte abbiamo importanti precedenti storici. Pensiamo al 1946, quando Churchill in Svizzera, a Zurigo, oltre che nella piazza, fece un grande discorso nell'Università di Zurigo proponendo gli Stati Uniti d'Europa. Pensiamo poi al 1947, George Marshall, quando propose il piano Marshall, che fu la salvezza dell'Europa dopo il secondo conflitto mondiale, andò all'Università di Harvard a fare un grande discorso. Dunque questo anche ha un significato simbolico importante. Al di là dell'aspetto simbolico c'è il contenuto che è di fondamentale importanza per le strategie del futuro dell'Unione Europea. Macron, seguendo un po' l'esempio di un grande predecessore, il ministro degli esteri francese Schuman, il quale fece il grande discorso che avviò la scintilla di unità europea il 9 maggio 1950, ha promosso una linea molto forte di unificazione europea con l'intenzione di rafforzare la collaborazione sovranazionale, soprattutto per quanto riguarda anche il discorso transnazionale. Ha proposto ad esempio che nelle prossime elezioni del rinnovo del Parlamento europeo nel 2019 una parte dei deputati vengano eletti sulla base di liste transnazionali, liste cioè che comprendano candidati di più paesi, per rafforzare questa unità europea. Ma il discorso interessante che ha fatto Macron riguarda soprattutto la difesa. È necessario in Europa che abbiamo un forte sistema di difesa. La realtà è tale, le sfide mondiali sono tali che questa è un'urgenza. A riguardo va detto che ha ripreso, per certi aspetti, Macron, un'idea che era stata fortemente sostenuta da De Gasperi, il quale aveva sostenuto con forza la Comunità Europea di Difesa, firmata nel 1952 a Parigi, che poi purtroppo fallì nel 1954 per il voto negativo dell'Assemblea Nazionale Francese. Ora che la Francia, paese importantissimo nell'ambito dell'Unione Europea e senza la quale l'Unione non può andare avanti, faccia questi discorsi di grande apertura, di rafforzamento del discorso sovranazionale, è un fatto, per coloro che credono all'Unione Europea, molto molto importante.